Amici del vaso di Pandora, benvenuti, ben ritrovati. Per fermare la terza guerra mondiale, dice il sottotitolo di una conferenza che al momento del concepimento prevedeva lo spunto originario, prendeva lo spunto originario dal conflitto russo-ucraino. L'importanza di questa conferenza è aumentata adesso in maniera esponenziale alla luce di quanto si è scatenato in questi giorni in Medio Oriente. Per una pace vera, per una pace giusta, fermare la terza guerra mondiale è il titolo della conferenza che si terrà a Roma il 27-28 ottobre e i nostri ospiti oggi sono Moreno Pasquinelli, attivista, organizzatore di questa conferenza. Moreno, Un caro benvenuto. saluto a te, Carlo, e ai nostri ospiti prestigiosi e a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Assolutamente sì, conferenza che vede l'adesione, appunto il sostegno e la partecipazione della generale Fabio Mini, che saluto, Buongiorno. buongiorno, e di Alberto Bradanini, già ambasciatore dell'Italia a Pechino e a Teheran, presidente del Centro Studi sulla Cina Contemporanea. Grazie dell'invito e Benvenuto grazie, nel Carlo. caso di Bradanini, ben ritrovato qui al vaso di Pandora. Moreno, senti, com'è nata la conferenza che so vede la partecipazione di 25 paesi? No, la partecipazione diretta sì, le adesioni vengono da tutti i continenti, siamo a più di 40 tra movimenti, associazioni civiche, singoli, importanti personalità, siamo qua, già a 43-44 paesi. Nasce l'anno scorso perché questa conferenza è frutto di un lavorio intenso, metodico, perché noi ci siamo fortemente preoccupati. Già anni addietro per gli eventi in Ucraina, no? Questo allargamento costante della NATO, contrariamente ad ogni logica, perché la NATO era un'alleanza militare per fermare la presunta minaccia sovietica, ma la minaccia sovietica chiaramente a tutti non c'era più, ma questo allargamento ad est continuava, così come continuava l'arroganza, no? Se volete, degli Stati Uniti, ricordiamoci, no? 15 anni fa il nuovo secolo americano. L'attacco in Afghanistan, l'invasione d'Iraq, l'intervento anche in Siria che hanno fatto, perché la metà della Siria, la parte nord orientale, di fatto è sotto controllo anglo-americano. Insomma, noi eravamo tutto sommato d'accordo con quello che disse Papa Bergoglio, cioè siamo dentro una guerra mondiale per tappe. Noi siamo un pochetto più precisi e parliamo, diciamo così, soprattutto a partire dall'Est Europa. E dal legame con il quadrante medio orientale e caucasico, e poi passeremo anche alla questione cinese, di una guerra mondiale prolungata. Noi contestiamo l'idea che se uno immagina la guerra mondiale con dei dottor Stranamore che premono dei pulsanti e partono missili nucleari a testata multipla e finisce l'umanità. No, è possibile ancora oggi condurre una guerra mondiale, diciamo sì, convenzionale, tra virgolette. È mondiale se coinvolge più quadranti geopolitici. E Certo. cosa sta accadendo in Medio Oriente? Sta accadendo esattamente questo, cioè con la resistenza dei russi, il fallimento della controffensiva in Ucraina, no? L'America che si dispone, no, a sostenere ancora fino alla fine l'Ucraina, l'intervento che loro stanno promettendo, a parole almeno, ad Israele nel conflitto, tutto dimostra che siamo entrati in una situazione esplosiva estremamente pericolosa. Qual è lo scopo della conferenza? Unire le forze dal basso, perché no, poi voglio dire, saluto calorosamente il generale Fabio Mini e l'ambasciatore Bradanini, che in un certo senso hanno fatto parte di istituzioni importantissime del nostro paese, però c'è anche come posso dire, un dovere che spetta ai popoli. Occorre ripoliticizzare, occorre sensibilizzare, occorre far capire ai cittadini che loro possono avere un ruolo in questa vicenda, cioè possono costituire un catecon, come dicevano i greci, un freno alla corsa verso l'abisso di una terza guerra mondiale, che è determinata, e quindi concludo, secondo noi, anzitutto, dal fatto che la più grande potenza di tutti i tempi, gli Stati Uniti d'America, che non sono solo una potenza militare, sono una potenza economica, finanziaria, culturale, no? È in crisi, è un po' al tramonto, e questa potenza non accetta che nasca un nuovo assetto mondiale multipolare. Con equilibri che vengono discussi tra le varie potenze, non accetta quindi di essere marginalizzata. E questo è il rischio vero.
Allora, sì, dobbiamo quindi fare riferimento anche all'opinione pubblica americana, ovviamente, tant'è che verranno diversi importantissimi esponenti alla conferenza, no, di un movimento pacifista che in America è forte, che si è mobilitato anche nei giorni scorsi e che si sta mobilitando anche in queste ore per difendere il diritto dei palestinesi a un loro Stato. Sì, è molto interessante lo spunto che hai lanciato, che state lanciando, appunto il coinvolgimento dei popoli, perché basta dare uno, diciamo, riportare un aspetto, no, della comunicazione, perché la comunicazione, le parole, i concetti che si usano creano la percezione delle persone, no, nel pubblico, no? Dicono il governo italiano piuttosto che tedesco ha deciso l'invio di armi, dicono anzi l'Italia, la Germania, eccetera, no, in realtà è il governo. E molto spesso alla faccia del popolo, no? Perché risulta dai sondaggi che la maggior parte della popolazione è contraria a queste operazioni. Senta, generale, perché ha scelto di aderire e partecipare personalmente alla conferenza del 27-28 ottobre? Dunque, il primo motivo è quello della unificazione, nel senso non unificazione tanto di organizzazione, ma almeno del pensiero. E sono contento perché probabilmente è la prima volta che io sento dire a livello internazionale che bisogna comunque costituire qualche cosa insieme. I movimenti pacifisti, per quanto bene io possa volere loro, hanno sempre avuto questa carenza di unità. Ognuno va per conto suo, ognuno fa il suo piccolo evento, tutti si sentono soddisfatti di quel pochissimo che fanno. Ora, questa dispersione assoluta di energie, di pensiero, di idee, viene poi strumentalizzata e comunque viene sfruttata sia dai governi che dai propri oppositori, da quelli che poi in pratica la guerra la vogliono, si disperde e quindi non hanno efficacia. Ora, proprio la presenza in questa conferenza di elementi cosiddetti, fra virgolette, estremi, no? Di pacifismo estremo, a me ha sollecitato, mi ha interessato, mi ha incuriosito, nel senso se è vero che questi movimenti pacifisti hanno qualcosa, almeno una cosa in comune, e se questa cosa in comune è quella nella quale io credo fermamente, cioè che queste guerre non solo si possono evitare, ma vanno evitate, e si possono prevenire, e vanno prevenute. È inutile che stiamo qui a combattere, no, su quanti carri armati diamo e quanti... Era da prima che non bisognava arrivare a questo punto. Ecco, allora, siccome in questo io credo fermamente, credo anche che in questa iniziativa ci sia la prospettiva concreta di creare qualche cosa che unisca intorno a questo unico concetto. Poi ognuno per conto suo potrà anche dichiarare le cose che vogliono, vogliono andare contro la NATO, vogliono andare contro Biden, vogliono fare tutto il resto, ma almeno una cosa in comune, che è proprio questa della cosa, secondo me è la chiave fondamentale. Se funziona, siamo più ricchi culturalmente e mentalmente tutti quanti. Se non funziona, sarà un'altra occasione perduta. Certo, il concetto è molto potente, c'è un motivo, un obiettivo che è fondamentale e quindi dice aggreghiamoci attorno a quello, senza cominciare a fare i distinguo, altrimenti ognuno se ne sta poi a casa propria in pratica o si formano i sottogruppi, eccetera. Questo è il motivo fondamentale. Alberto Bradanini, perché ha scelto di aderire e partecipare personalmente e di sostenere personalmente la conferenza? Beh, perché anch'io intanto ringrazio di questo invito, ho ascoltato attentamente chi mi ha preceduto, anch'io vorrei dare il mio piccolo contributo, porre il mio piccolo granello di sabbia per la costruzione di un mondo diverso. In realtà io sono pessimista e, come diceva Antonio Gramsci, ci sono dei momenti in cui bisogna fare una battaglia di movimento, appunto, di presenza attiva, ed altri invece una battaglia di riflessione, di analisi e prepararsi al momento successivo. Come diceva però anche Mao Zedong, la critica va fatta prima e non comodamente dopo che gli eventi hanno avuto corso. E tuttavia, quando si parla di pace, tanto per introdurre un elemento di complessità, secondo me importante,
si rimane nell'astratto se non si introducono altre nozioni che con la pace hanno molto a che vedere. Ad esempio, la prima da prendere in considerazione è la giustizia, perché se la pace non è il binario di questa ferrovia, insomma, che vede anche la giustizia in parallelo, allora non verrà mai raggiunta come status, perché coloro che ritenessero di subire un'ingiustizia non accetterebbero mai la pace. Nel suo libro magistrale 1984 ricorderete che George Orwell sostiene che la guerra non ha il fine, quindi l'opposto della pace, non ha il fine di sconfiggere il nemico, ma di mantenere la medesima struttura di privilegi all'interno della società, vale a dire proteggere le ricchezze dei ricchi e mantenere i poveri nella loro condizione di povertà, con l'aiuto, ben inteso, aggiungeremo noi, dei ceti di servizio, che sono la politica, i media e la burocrazia nel suo insieme, e tutto questo governato, diciamo, in una maniera molto sofisticata, dalla narrativa pubblica, quella che crea, dicevo un momento fa Carlo, la coscienza collettiva, la coscienza della società, al punto tale che pace diventa guerra, la libertà è intesa come schiavitù, l'ignoranza come forza, e divenendo la guerra perenne cessa di esistere come tale e finisce per assomigliare paradossalmente proprio ad una situazione di pace permanente. Del resto, basterebbe proprio in questo preciso momento, vedevo ieri, leggevo un giornale, non dico quale, non ho letto neanche, ho guardato tutte le pagine, neanche una volta il sostantivo Ucraina, cioè la guerra in Ucraina è scomparsa, ma c'è, ci siamo assuefatti persino alla guerra, noi europei dico, a una guerra che... di cui fino all'altro ieri parlavano anche le pietre del bar sotto casa. E chiuderei con questo concetto, e cioè insieme a tutto questo viene imposta dalla narrativa ufficiale l'ontologia della immodificabilità. Ragazzi, lo sappiamo bene che le cose non vanno bene, certo il mondo dovrebbe essere diverso, e tuttavia questo è il meglio che produce, che porta il convento. E fate attenzione, perché le cose potrebbero andare molto peggio, e per fortuna che ci siamo noi lassù in alto che teniamo a bada gli scostamenti verso il baratro. E dunque accontentatevi, prendete quello che c'è e tiriamo o tirate a campare, perché in realtà non sono i popoli, per tornare a un concetto che ho sentito poco fa, che controllano i governi, sono i governi che cercano di controllare i popoli, dappertutto, ciascuno secondo il proprio sistema istituzionale, ideologico, quello che sia, perché quello che mette in pericolo quelli che siedono in cima alla piramide è il disagio sempre potenziale, quindi sempre in essere, in potenza, del popolo, che evidentemente davanti alla ingiustizia, e torniamo al punto di prima, non si accontenta e non si sa mai, potrebbe agitarsi. Benissimo. Nel ricordare che potete trovare tutte le informazioni su questa conferenza nel link, nel sito che viene riportato nel testo qui sotto, è www.internationalpeaceconference.info. Voglio chiederti, Moreno, allora dicevi che l'idea, diciamo, di organizzare questa conferenza è nata all'inizio, se non sbaglio, hai detto all'inizio dell'anno, alla fine dello scorso anno. Ecco, sì. raccontaci un po' questa tua esperienza, questo percorso. Quindi, alla fine dello scorso anno è emersa in te, in un gruppo, insomma, no, di persone, l'esigenza di fare questa conferenza, che in Italia, se non sbaglio, è la prima conferenza internazionale che viene organizzata su un tema del genere, no? Ma guarda, a quello che risulta a noi, è la prima conferenza di questo tipo su scala internazionale. Qui siamo entrati in una situazione di emergenza storica, con l'esplosione planetaria diciamo, del conflitto tra Russia e NATO, con il proxy dell'Ucraina, e non si muoveva niente. Ma anche tanti nostri vecchi amici che abbiamo conosciuto negli anni, no? Il movimento pacifista, quello a cui faceva riferimento il generale Mini, è di fatto inabissato. E questo è una cosa inedita. Io ricordo, eravamo milioni
quando si trattava di protestare contro la prima aggressione americana nel 91 all'Iraq, per non parlare del 2003, eravamo milioni, no? Tanti cattolici, era un'unità trasversale, di sinistra, di destra e così via. Ma io ricordo anche i grandi movimenti quando c'è stata l'aggressione della NATO alla Jugoslavia, no? Con il pretesto del Kosovo, no? Il generale Mini ne sa qualcosa. C'è stata sempre una grande mobilitazione pacifista in tutto l'Occidente e oserei dire in tutto il mondo. E quindi abbiamo sentito un po' un nostro dovere, come dire, partire per primi. Abbiamo cominciato a telefonarci agli amici negli Stati Uniti piuttosto che in Corea del Sud, che avevamo contattato nei decenni, badate bene, non, no, ma che succede nel vostro paese? Ci sono difficoltà, la gente è smarrita, c'è tanta rassegnazione, quindi prevaleva appunto l'elemento della rassegnazione. Ora, ovviamente, noi siamo un po' anche noi pessimisti come Bradanini, no? Il pessimismo dell'intelligenza e l'ottimismo della volontà. E ci abbiamo messo dentro l'ottimismo della volontà, gramscianamente parlando. Cioè, proviamoci. E abbiamo visto che c'era una domanda, quantomeno, prima ancora di mobilitarsi, questo è il punto, di capire come sta andando il mondo, di capire cosa sta accadendo. Quindi la nostra conferenza è anzitutto un confronto tra le diverse voci, delle diverse anime dei movimenti della pace, degli esponenti, no, delle forze, come posso dire, critiche, per capire cosa possiamo fare, dato che c'è una situazione di emergenza storica, probabilmente con un unico precedente. Io amo ricordare, lo ricordavo nelle nostre assemblee locali, io ero piccolino quando ci fu la crisi dei missili a Cuba. No? Noi a casa non avevamo la televisione e ricordo che con i miei genitori mi portavano a sentire il telegiornale al bar del paese e ricordo questa attenzione straordinaria agli inizi degli anni 60, no? E c'era una politicizzazione straordinaria, tutti capivano che ciò che accadeva a Cuba ci riguardava e è inaccettabile che ci sia questa indifferenza, questa ignavia, no? E lo dico soprattutto contro il nostro mondo, contro tutti i movimenti di protesta. Non è possibile questa ignavia. Quello che accade in Ucraina e oggi quello che accade in Palestina ci riguarda direttamente. Noi dobbiamo fare uno sforzo affinché il nostro governo, come posso dire, cessi di dare le armi in Ucraina. Dobbiamo inserire in questa macchina infernale guerrafondaia dei piccoli granelli di sabbia e cominciamo a sensibilizzare, a informare e a capire che potrebbe andare diversamente se ci impegnassimo. Poi se ci riusciamo, no, e vado incontro a quello che diceva il generale Mini, noi vorremmo che da questa conferenza non sia solamente un incontro, no, che comunque fanno sempre bene, confrontare le proprie idee, capire in modo, no, non dico cosmopolitico, ma insomma cosa ne pensa un giapponese, un australiano, un africano, uno del Niger, no? È molto importante perché c'è troppo eurocentrismo, troppo occidentalocentrismo e non riusciamo a dialogare con quei mondi perché non riusciamo a capirli, quindi cerchiamo di capire, ma vorremmo uscirne, e concludo, con la costituzione di un vero e proprio network internazionale, cioè con la costruzione di una rete internazionale che abbia solide basi, che siano basi durature, che guardi quindi ai BRICS, che guardi al nuovo mondo, che ridescriva un multipolarismo, perché anche qui tra tutti noi, pensate che noi ogni settimana c'è questa riunione del coordinamento internazionale che sta cercando di impostare collettivamente la conferenza, si discute anche del multilateralismo, del policentrismo, come lo intendiamo noi, perché non è che noi la intendiamo allo stesso modo di altre potenze emergenti. Noi siamo per le sovranità democratiche, per il rispetto dei popoli, tanto più per i palestinesi che sono un popolo brutalmente oppresso. Quindi capite che è una sede, questa conferenza, importante non solo per capirci, per ricostruire tessuti connettivi di collaborazione trasversale e internazionale, ma anche per costruire una rete solida. Chiaro. Senti, Moreno, quindi c'è l'adesione di associazioni, di gruppi che sono anche al di fuori dell'Europa, anche al di fuori dell'Occidente in questo senso? Sì, sì, ma faccio l'esempio, verranno anche fisicamente delegazioni dalla Corea del Sud, dall'India, verranno dall'America Latina, verranno dall'Africa. Ahimè, lo dico al nostro carissimo ex ambasciatore, purtroppo le ambasciate italiane hanno fatto problemi enormi, non stanno consegnando visti a delegazioni importanti. Vorrei fare un caso particolarmente penoso: noi abbiamo chiuso l'ambasciata, dico noi in Italia, abbiamo chiuso l'ambasciata a Kabul, va bene? Ci sono degli amici lì, democratici,
no, che combattono in condizioni difficilissime, che sono dovuti andare a Teheran per chiedere il visto. Noi abbiamo fatto tutte le carte, gli inviti, neanche li stanno ricevendo. Io questa cosa devo denunciarla. Ci sono due nostri amici afghani che da una settimana stanno mendicando di poter essere ricevuti dal consolato. Noi abbiamo telefonato, abbiamo mandato mail e non li stanno ricevendo. Ma stesso dicasi per una importante delegazione, quella delle Filippine, no? Il presidente del più importante sindacato, no, dei lavoratori filippini, no? Un paese che sta fortemente schierato con gli americani, no? In quel conflitto, magari poi ne parliamo, no? Che è uno scacchiere strategicamente importantissimo, quello nel Mar Cinese meridionale, no? Gli hanno chiesto di versare qualcosa come $15,000 sul conto corrente e non li hanno, e tanto meno li abbiamo noi, nonostante che abbiamo detto saranno spesati, l'alloggio è pagato da noi, no? Li aiuteremo, sono ospiti nostri, non vi preoccupate, non sono immigrati clandestini, e non stanno dando il visto, è così da altre parti. Quindi sì, è una conferenza a cui parteciperanno delegazioni da tutti i continenti. Da tutti i continenti. Sì. E da come è stata progettata, generale, questo è un primo passaggio, insomma. È stato coinvolto per un punto di partenza questo. Sì, è un punto di partenza, è un punto di arrivo innanzitutto per quanto riguarda proprio le posizioni di carattere idealistico, no? Perché finalmente abbiamo qualche cosa che unisce, nel senso che questo consenso nei confronti del rifiuto non dico solo della violenza in generale, ma proprio della guerra come strumento di Stato, come strumento di potere. Noi dobbiamo passare questo livello. Poi, se non ci riusciamo, o comunque esistono delle situazioni che sono inguaribili, per cui c'è bisogno anche dell'intervento della forza, perché ci potrebbe essere nei confronti di aggressioni, nei confronti di soprusi e tutto il resto. Bene, io dal punto di vista dico, non aspetto altro che qualcuno mi richiami in servizio, mi dica vai a combattere contro questo, perché questo ha fatto questo. Ma mi devono dimostrare, adesso che sono in pensione, che quelli lì veramente sono i cattivi, no? E non è che poi i cattivi in realtà siamo noi, perché 2 mesi prima o 20 anni prima abbiamo creato le premesse per il disastro. Quindi l'unità intorno ad uno scopo, ad un grande movimento, è quello che mi incuriosisce. Ha ragione Moreno quando dice che i movimenti si sono sempre mossi. Ma voglio dire, dopo 30 anni, 50 anni di questo movimento, noi siamo sempre appunto da capo. Noi siamo sempre qui a chiederci dove sono i pacifisti, ma non perché dove sono le persone, perché le persone ci sono. Le persone che vogliono la pace sono la maggioranza assoluta nel mondo. È che non hanno un punto di riferimento al quale aggregarsi e non si fidano neanche di quelli che gli vengono a dire facciamo così e facciamo colà. Perché è questo. Una cosa che ha messo in evidenza Alberto Bradanini è quella della inamovibilità, che non si può fare niente, che si può fare bene. Io l'ho classificata in un mio libro con la parola, l'acronimo TINA, che secondo me non alternative. There is no alternative. Ora guardate che questa qui è una cosa gravissima, cioè dal punto di vista intellettuale e culturale, soprattutto anche per quanto riguarda l'esperienza di Alberto Bradanini, che appartiene alla categoria che dovrebbe essere maestra del negoziato, maestra del ricercare le alternative, di crearle, di inventarle se è possibile, no? se non esistono. Questa che non ci sia alternativa è una bufala paurosa, non si può andare avanti con questo sistema. Ecco perché vedo anche nell'ambito della conferenza questa volontà di far vedere che le alternative esistono e che non sono alternative estremiste. Adesso poi sentiremo anche, fra virgolette, gli estremisti che cosa diranno, ma io sono già so che cosa potranno dire. Che nel loro paese, nelle loro condizioni, nei sistemi nei quali sono inseriti, non hanno alternative se non al terrorismo, alla lotta armata o alla... No, anche con questo criterio non è vero.
che la non esistenza delle alternative è una bufala anche per quelli che sono dall'altra parte e vogliono fare gli alternativi. Sì, che stiamo in pratica è una bufala quella che c'è un percorso, diciamo una rotaia che porta a una destinazione ben precisa. Alberto Bradanini è un punto di partenza, come condivide il punto di vista del generale Mini? Si apre una nuova, potrebbe aprirsi una nuova fase anche per lei nella sua vita con questa conferenza? Ma io non sono un militare, quindi non dovrei essere richiamato. Per la verità ho fatto il militare, perché ai miei tempi c'era la leva obbligatoria, e sono anche un ufficiale in congedo, cioè devo aggiungere, quindi potrei essere sempre richiamato. Non so se mi hanno promosso nel frattempo, non mi sono informato, ma forse data la mia età non sarei chiamato. Ma in ogni caso, certamente si tratta di un tema complesso, un incontro che soddisferà probabilmente alcune, diciamo, aspirazioni ideali, ma sul piano organizzativo e sul piano concreto aprirà tanti punti interrogativi. Cosa fare, appunto, come diceva Fabio Mini un momento fa, in contesti diversi, il punto di vista davanti alla nozione diciamo filosofica della violenza, che include la guerra, i terrorismi vari, reazioni contro reazioni e così via. Ecco, tutto questo verrà presentato in chiave di complessità e non sarà facile fare una sintesi. Ma certamente bisogna provarci, bisogna cercare di mettere in moto, diciamo, il meccanismo. Tuttavia alcune considerazioni si possono fare. E cioè, intanto il tema di cercare di battere questa nozione filosofica distruttiva che è il TINA, There is no alternative, oppure semplicemente la società fondamentalmente è fatta, non si può modificare più di tanto. Quindi l'abbandono, questo insomma era il centro, diciamo, filosofico e ideale del secolo scorso, della possibilità di cambiare la società e quindi anche di cambiare i rapporti tra il popolo e il potere, il governo, perché è ben evidente, lo diceva in sotterraneo Fabio Mini un momento fa, i popoli non vogliono la guerra, sono i governi che fanno le guerre, le impongono ai popoli. Naturalmente i governi fanno la guerra con il sangue degli altri, perché diceva un filosofo dello scorso secolo che le guerre finirebbero subito, d'emblée, se si introducesse una legge costituzionale universale che dice questo: coloro che dichiarano una guerra devono andare loro al fronte insieme ai loro parenti, familiari, figli, eccetera, per primi. Ecco, evidentemente le guerre non scoppierebbero più e si troverebbe una strada diversa per comporre le dispute internazionali o i contenziosi, che hanno sempre una soluzione. Evidentemente quello che avviene in Ucraina o in Medio Oriente ha una spiegazione, ciascuno dalla sua, ma insomma mi sembra piuttosto evidente che chi è responsabile è chi ha il potere. Il potere, chi ha il potere è responsabile, chi ha il potere, chi ha avuto il potere di fare o di imporre la guerra, e chi ha il potere di porvi fine in questo momento. Ecco, certo, quello che sentiamo intorno è il risultato di una semplificazione distorsiva che diciamo distrugge prima di tutto la logica, se non solo dopo la morale di riferimento di tutti noi. Eppure chiuderei con questo punto: non si può uccidere la creatività dell'uomo, che cerca sempre un posto migliore per vivere, quindi di creare ogni giorno una società diversa. Certo, quando parliamo dell'uomo parliamo del popolo, della società nelle sue, diciamo, intenzioni migliori, e non invece di quella parte della società incistata nel potere che pensa soltanto a onori, ricchezze, benefici, eccetera. Eppure c'è un momento di un punto, e volevo arrivare su questa nota di chiusura,
un punto di inquietudine per il sistema, in questa fase storica, per calarmi nella realtà. E cioè, io sono, insomma, mi sembra piuttosto evidente, ho notato, abbiamo notato, questa ossessione di demonizzare il dissenso. La demonizzazione del dissenso c'è sempre stato, naturalmente, dicevamo prima, il popolo si agita, quindi bisogna tenerlo a bada, però oggi anche una virgola di dissenso non è tollerata, persino quando c'era l'Unione Sovietica dall'altra parte, che rappresentava una ben altra, diciamo, alternativa politica, ideologica, militare al mondo occidentale, liberale, eccetera, eccetera. E in quei tempi io ricordo, insomma, la televisione, le manifestazioni di piazza, il Partito Comunista, i partiti addirittura alla sinistra del Partito Comunista, lasciamo da parte il terrorismo, un'altra cosa. Ebbene, c'era una libertà di espressione, perché, a mio avviso, molto semplice. All'epoca chi era in cima alla piramide aveva un sentimento di solidità, si sentiva sicuro. Oggi invece il sistema ha paura. Il sistema ha paura. Allora, ecco, questo è un elemento di debolezza per il sistema. Non vado oltre perché non ho tempo, e forse voi, insomma, sapete cosa intendo dire. E però è un'occasione per, intanto, per i movimenti che si richiamano al nobile traguardo, diciamo, dell'umanità, che è la pace perpetua, quella di Immanuel Kant, non di Carlo Marx o non so di chi, come, diciamo, prospettiva rivoluzionaria e palingenetica. Però la pace, dove poi ciascuno ci mette quello che vuole, ma in ogni caso, ecco, oggi è un momento che può essere assunto come diciamo, un trampolino di riflessione e anche di organizzazione, e questo magari l'incontro di Roma potrà approfondirlo e potrà metterlo in moto, per rendere più concreto quello che diciamo, e cioè modificare i rapporti di forza tra popolo e governo all'interno dei singoli paesi, in funzione naturalmente delle differenze istituzionali, politiche che ci sono tra una nazione e l'altra, e poi anche l'unificazione di questa nozione, che credo oggi forse i tempi storici lo consentono. Certo. E Moreno, per partecipare alla conferenza, ripeto, di venerdì, giusto, 27, e sabato 28 ottobre, andiamo anche da un punto di vista pratico, per partecipare. Ma guarda, siccome noi non siamo ricchi, quindi ci stiamo autofinanziando con sacrifici enormi, avremmo potuto prendere una sala molto grande, ma erano costi esorbitanti. Quindi noi abbiamo dovuto inserire sul sito un modo per prenotarsi alla partecipazione. Quindi bisogna prenotarsi, iscriversi sul sito, perché sarà un po' una bolgia, insomma, cioè dovremmo evitare che le persone magari restano fuori e non possono partecipare perché semplicemente non c'è il posto. La sala è da 300 posti, non da 5.000 posti, è chiaro? Quindi andare sul sito e prenotarsi subito, ok? La cosa comincia il venerdì mattina alle ore 10:27, la prima sessione, si comincia con i vari saluti di tutte le delegazioni, poi si entra nel merito della situazione internazionale, dell'epoca storica di transizione che stiamo vivendo e di come noi vorremmo, come posso dire, costruire un movimento internazionale e che tipo di mondo immaginiamo, no? Stante il fatto che dentro tra noi c'è di gente di diversa provenienza e di diverso orientamento. Il sabato poi concluderemo, spero, con l'approvazione di questo documento di base che dà vita a questo nuovo network, questa nuova rete internazionale per la pace e contro la terza guerra mondiale. Questo è il punto. Non solo contro la guerra in Palestina, contro la guerra in Ucraina. Prepararsi agli scenari futuri, eccetera. E poi sabato pomeriggio a Piazza dell'Esquilino noi vorremmo che tutti questi nostri amici internazionali salutino gli italiani e faremo un evento pubblico in piazza. Voglio solo dire, Bradanini faceva riferimento a Kant, no? E Kant a un certo punto sulla sua tomba c'è un epitaffio: il cielo stellato sopra di me, il dovere morale entro di me. Io non sono molto kantiano, no? Alberto lo sa, sono più di scuola che Hegel o marxiana, per capirci. Non credo all'utopia di una pace perpetua, ok? Di un paradiso terrestre.
le contraddizioni, i conflitti ci saranno sempre. Il problema è chi comanda, se rispetta i diritti dei popoli, i diritti degli oppressi e se fa uno sforzo di mediazione dei conflitti, perché ci saranno sempre. E qui la terza guerra mondiale è un'altra cosa. Chi sta portando il mondo sull'orlo dell'abisso è chi non vuole un mondo democraticamente organizzato, che poi era l'idea che stava alla base delle Nazioni Unite e prima ancora della società delle nazioni. E vediamo che con queste classi dirigenti non funziona, con queste classi dominanti, con queste nuove elite. Il problema non si risolve, allora dobbiamo cambiare le classi dirigenti. Per questo non facciamo affidamento solo sui cittadini, noi dobbiamo riuscire a dividere l'elite dominante. Dobbiamo riuscire a penetrare là dentro. Non è possibile che continua questo blocco da sinistra a destra, tutti contro la Russia, tutti contro con Israele e così via. Si cominciano ad aprire delle crepe, lo vedete benissimo. Lasciatemi dire l'ultima cosa sulla Palestina. Io ricordo un mio amico che verrà, perché è un parlamentare libanese che è di Hezbollah, e quindi mi disse una volta a Beirut: guardate, era il conflitto siriano, su cui avevamo anche differenti opinioni. Dice: guardate, voi ci avete avuto la vostra guerra dei 30 anni, che si è conclusa nel 1648 con la pace di Vestfalia. Da noi è cominciata la nostra guerra dei 30 anni, sarà lunga e si concluderà con la pace di Vestfalia. No, mi è rimasta sempre molto impressa questa cosa, perché come vedete adesso tutta l'attenzione si focalizza lì. Perché? Perché il Medio Oriente è il centro geometrico delle tensioni internazionali, dove tutte le diverse potenze e anche le diverse correnti, no? Voglio dire, terrorista o non terrorista, adesso non entro nel merito, si confrontano e sono dei protagonisti. Dobbiamo quindi, come Italia, ci aspetta un compito fondamentale. Dobbiamo sganciarci da questa sudditanza alla NATO, all'Unione Europea e cominciare a giocare un nostro ruolo. La Meloni parla di Mattei, ma ce lo ricordiamo Mattei? Ma ce lo ricordiamo i discorsi che venivano fatti da Andreotti e Craxi in Parlamento negli anni 80, quando riconoscevano il legittimo diritto di un popolo che non ha nazione, che non ha passaporto, ad ottenere questo diritto? Insomma, ritorniamo ad essere quello che siamo, un centro, un esempio che l'Italia deve rappresentare, non solo per una pace astratta, ma per una pace con una nuova idea di civiltà. Questo è il punto, perché siamo dentro una svolta di civiltà. Questo è lo scopo, fondamentalmente uno dei tanti scopi di questa conferenza del 27-28 ottobre, per una pace vera, per una pace giusta, fermare la terza guerra mondiale. Se i miei ospiti sono d'accordo, io lascerei l'analisi della situazione in corso, geopolitica eccetera, a una prossima intervista per la quale spero di avervi ospiti presto, perché il tema oggi, il messaggio era proprio questa conferenza. Lo scopo di questa conferenza è portare la testimonianza appunto estremamente prestigiosa del generale Fabio Mini e di Alberto Bradanini. Quindi io direi concludere, così manteniamo proprio il focus sull'appuntamento il 27-28 ottobre. Io ringrazio quindi i miei ospiti di oggi, a partire dall'organizzatore, da colui che tutto questo ha preso spunto, Moreno Pasquinelli. Grazie. Restiamo con l'intesa di riaggiornarci anche all'indomani della conferenza per fare un punto, perché questo è un punto di partenza molto, molto importante. Ringrazio molto per il prezioso contributo il generale Fabio Mini. Grazie. Grazie a voi. Grazie, a presto, e ringrazio molto Alberto Bradanini, già ambasciatore dell'Italia a Pechino e a Teheran. Grazie. Prego. Grazie a tutti voi, amici. Un saluto a tutti.